Guardate cosa ho trovato. Siamo nel sito dello Spifero, diretto da Bruno Babando. Ostinatamente controcorrente. Sanità. Anziani scaricati dai medici di base. La metà nega la vaccinazione contro la terribile malattia. È un articolo del 6 novembre 2023, due giorni fa. Tanti camici bianchi che non aderiscono alla campagna vaccinale. Per gli over 60 e i fragili non resta che rivolgersi ai centri delle ASL. L'occasione mancata di abbinare coronavirus e anti-influenzale. L'appello del ministro alle regioni. È la regione Piemonte. E qui la metà dei medici di base non ha aderito alla campagna, cioè questi medici non sono andati a vaccinarsi? No, non vogliono vaccinare i pazienti. E quindi gli over 60 e i fragili devono rivolgersi ai centri delle ASL. Ma andiamo avanti perché è molto interessante. Qua addirittura ci dice che il Piemonte può contare solo su meno della metà di medici di famiglia. Quindi è più della metà che non ha aderito. Una risposta alla partecipazione volontaria alla campagna vaccinale che non solo mostra un lato assai poco edificante per la categoria, sempre pronta a pur legittime rivendicazioni, ma che giustifica anche il forte richiamo del ministro della Salute Orazio Schillaci alle regioni. E qua viene richiamata una parte della circolare che abbiamo letto assieme. Ci dice che la partecipazione è volontaria, i medici non sono obbligati ad aderire. Perché lo sottolinea? Perché per quanto riguarda l'anti-influenzale, come leggeremo dopo, è invece obbligatoria. Qua si parla ancora della circolare, che noi conosciamo bene. Poi ci dice che Alberto Cirio, governatore della regione Piemonte, e l'assessore Luigi Icardi hanno provato a convincere quella maggioranza di medici di famiglia a rivedere la loro posizione. Cosa hanno fatto? Hanno offerto 9 euro per ogni dose e in più hanno messo a disposizione dei locali delle ASL dove fare la vaccinazione, ma non è servito a niente. Poi qua ribadisce che per l'anti-influenzale l'accordo prevede l'obbligo per i medici di medicina generale riconoscendo 6,16 euro a iniezione, quindi meno di quella Covid, quasi 3 euro in meno. Mentre per quella Covid la prestazione è su base volontaria. Poi vabbè, qua ci dice che il Piemonte è la regione che ha fatto il più alto numero di terze, quarte e quinte dosi e oggi vogliamo dedicare la stessa attenzione alle categorie più esposte per le quali è indicata la vaccinazione in questa fase. Infine Antonio Barillà, che è il segretario regionale del sindacato SMI, dice che altre regioni hanno fatto accordi migliori e in non pochi casi la remunerazione è il doppio rispetto a quella fissata in Piemonte. Quindi anziché 9 euro hanno dato 18. Ma c'è un altro aspetto organizzativo alla base della scarsa adesione. Secondo Antonio Barillà, vaccinare in ambulatorio, sostiene il sindacalista, è più complesso anche tenendo conto che i flacconi sono da 6 dosi e ognuno va usato nell'arco di 12 ore. Quindi una volta aperto il flaccone, entro 12 ore va usato. Di fronte all'eventualità di buttare via qualche dose, ma somministrando le altre, si profila al contrario il rischio ancor peggiore di vedere tanti anziani rinunciare a proteggersi. Perché se io apro il flaccone di 6 dosi e ne uso solo 4, 2 le butto. Quando arriva l'anziano per vaccinarsi e non c'è più, l'abbiamo buttato. E poi l'anziano scrive al ministero. Vabbè. Questo è l'articolo. Il problema sembrerebbe soprattutto economico. In altre regioni vengono dati 18 euro, qua ne vengono dati 9. Poi non c'è l'obbligo, perché per l'anti-influenzale i medici sono obbligati, ma per il Covid no. Ma se vi ricordate, nel video di ieri, ultima circolare sui vaccini, la questione consenso informato, l'avvocato Vecchio ha detto che... Ecco, io mi domando come questa informazione che ritengo necessario dare ai vaccinandi sia compatibile con l'utilizzo di vecchi moduli di consenso informato, addirittura quelli utilizzati per altri vaccini. Non vorrei che stia sottoponendo i medici a gravi rischi di responsabilità civile, tenendo presente che hanno anche quelle di natura penale, perché il famoso scudo penale non esiste più. Io rifletterei molto su quanto scritto in quella circolare. E quindi un complottista mentecatto come Mimar cosa pensa? Ma vuoi vedere che c'è una scarsa adesione proprio perché non c'è più lo scudo penale? Io domando, non ho la risposta, però
Allora, intanto la campagna non è obbligatoria, quindi io posso decidere. Se non c'è lo scudo penale, rischio in prima persona per quello che potrà accadere al paziente. E quindi, e a questo punto la domanda viene da sé. Ma se lo scudo penale non ci fosse stato fin dall'inizio, le cose sarebbero andate così o sarebbero andate diversamente? Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.